Oggi maccheroncini con cime di rapa, pomodori secchi e acciughe sott'olio. Vediamo gli ingredienti. Per due persone 150 g di maccheroncini, delle bellissime cime, croccanti, dei pomodori secchi di Ischia messi a rinvenire in acqua tiepida e delle meravigliose acciughe sott'olio. Sono siciliane queste. Ovviamente del peperoncino, questo è quello fresco, semipiccante, e tre spicchietti di aglio. Olio d'oliva extravergine, magari pugliese. Curate bene il vostro broccolo e poi vedete questa parte qua, chiamiamoli tuzzil, eccoli qua, i gambetti, la parte che sembra un po' più legnosa, un po' la pulite, in modo tale che la potete riutilizzare benissimo. Questi li vedete con delle patate, sono buonissime. Ecco, vedete, io taglio questa parte qua e poi questo non lo butto assolutamente. È buonissimo, ha bisogno di una cottura un pochettino più lunga, ma è buonissimo, ve lo assicuro. Gettate proprio il gambo legnoso, quello sicuramente, ma questi qua, questi tursilli sono meravigliosi, eh? Mi raccomando di tagliare a listine il vostro pomodoro secco, ormai ammollato nell'acqua calda. Pomodori di Ischia, meravigliosi. A questo punto andiamo ai fornelli. L'acqua bolle, è stata salata e io calo tutti i friarielli dentro. I friarielli dovranno rimanere per circa 3-4 minuti all'interno dell'acqua a cuocersi. Dopodiché, una volta cotti, noi li scoleremo e li metteremo in un fondo di cottura che tra poco prepareremo. Nella stessa acqua nella quale abbiamo cotto i friarielli, poi cuoceremo anche la pasta. Quindi, da questo momento, contate 3 minuti, 4 minuti, e dopodiché verseremo i nostri friarielli qua dentro. In una padella abbiamo messo 3 cucchiai d'olio d'oliva extravergine, 3-4 rondelle di peperoncino, 2 spicchi d'aglio e poi 2 filettini di acciuga. Ecco, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di stemperare l'acciuga in questo fondo d'olio. Appena l'olio si è ben insaporito, caliamo i nostri pomodori secchi rinvenuti in acqua. Anche se vi sembra un po' secca la base di cottura, non vi preoccupate, perché poi, mettendo dentro i friarielli molto umidi, si crea una bella emulsione. Ecco, l'unica accortezza, ricordate che subito dopo aver cotto i friarielli, a un certo punto togliete l'aglio se non vi piace, o se vi piace lo potete anche lasciare. Sono passati 3 minuti e mezzo e io prendo i friarielli, che sono calati già terribilmente, e li butto nella padella tutti, e do una mescolata a già sfriggere, soffriggerli, amalgamarli, per rendere l'operazione ancora più efficace.
piglio un pochettino di acqua di cottura e il roro, questo fondo meraviglioso. Lascerò cuocere il tempo di cottura della pasta, quindi saranno sui 10 minuti. Abbasso la fiamma e faccio tirare piano, piano, piano. E nella stessa acqua di cottura i maccheroncini. Allì, a cuocere. L'aglio il suo dovere l'ha fatto, o piglio e lo tolgo. Ora tutto è commestibile. La pasta è quasi al dente. Vedete, il fondo di cottura si è ridotto di molto. Cioè, i friariel proprio si ammosciano assai. Calano moltissimo. Però vi assicuro che questo fondo è sapidissimo, ottimo. Maccheroncini al dente. A saltare. Rindati el. Ecco qua. Pigliamoli tutti quanti, eh? Non ce ne perdiamo neanche un filo. E poi ricominciamo a mescolarlo. Spettolate un po'. Saltatela. Ecco. Cercate di amalgamarla ben bene. Vai, vai. Ecco qua. Fine cottura. Non ce ne sta altro che impiattare. Impiattate così. Una grattugiata di pecorino nella parte superiore. Così. E un filino d'olio a giro e a tutti buon appetito. Waiu. Questo è un invito a nozze. Avrete notato che a me piacciono molto i piatti di pasta con ortaggi, fondamentalmente. Non amo molto la carne, ma per gli ortaggi veramente impazzisco. In particolare poi i friariel, i broccoli, sono meravigliosi. Poi guardate come mi piace mangiare questi maccheroncini. Ah, così, voi. Tipo cannette d'organo. No, hanno un sapore delizioso. I broccoli sono belli arraggiati perché hanno il peperoncino dentro. Una delizia. La sapidità è data dall'acciuga. E ovviamente anche dal pomodoro secco. Ora riesco ad apprezzare anche il sapore dell'olio messo a crudo alla fine.
quando poi arriva, come in questo caso, la parte del pomodoro ischitano, il sapore si esalta, che sprigiona anche quella piccola parte di acidità che è rimasta. Facitela, non è difficile. Ha un sapore antico, intenso. E come diceva mia zia quando era piccina e finiva magna, cucù non ce ne sta più. Facita, non è difficile. E alla prossima. E buon appetito con quello che è rimasto. Ciao ciao.